signori, Umago Tennis Academy. Sport, tennis e cose belle. Andiamo a vedere com'è andata. Buongiorno. No, non si può. No. Domande facilissime. Solito tuo. Più o meno. Buongiorno. Una domandina sul tennis. Sì, mi dica. Molto cordiale. Insieme, all together. Dai. Siamo con Claudia D'Atri, Deborah Siroti. Grandissime. Quando e perché avete scelto il tennis come sport? Io mi sono avvicinato al tennis da vecchio ormai. Mi diverte molto e mi sfoga tantissimo. 12 anni fa perché mi ero reso conto di aver fallito nel basket. La sincerità prima di tutto. E ho un coach come Riccardo Riosa che è una grande persona. Bella domanda. Quando una decina d'anni fa, quindi non ho iniziato da piccola ma anzi da vecchietta, perché mi libera a livello psicofisico? Perché era una passione fin da piccolo. Adesso che l'opportunità ho voluto iniziare. Ho iniziato 2 anni fa e sono contentissimo di aver iniziato. Ho iniziato tardi, sinceramente, 4 anni fa, per merito di mio marito. Adesso sono 4-4, sono molto contenta. E... grandissima, una spiegazione a tutto tondo. Un pallino che mi era rimasto da sempre, 15 anni fa, quindi da adulta. Non mi sfoga, mi innervosisce. Però pensavo non fosse così. Cercavo un'alternativa al calcio, visto che mia moglie mi diceva non te ne vedi altro che ballon, non te vedi altro che ballon. Allora ho cominciato a giocare a tennis e gioco a tennis anche con mia moglie. Lei gioca bene, tecnicamente molto brava, però ancora non mi batte. Io gioco male, tecnicamente è uno schifo. Con la birra vogliamo il vincitore con le cose belle in mano. Quando 20 anni fa ormai scelta. Sei così vecchio? Così vecchio. È stata all'inizio una scelta un po' imposta, tramandata di generazione in generazione, ma. Do che te sta ripristinando le. Reintegrare i sali minerali perduti. 3 aggettivi per descrivere Tennis Stars. Non so, adesso veramente non mi viene in mente. Una figata, bellissima e bella. Quindi figata, l'emozione. Bellissimo e bella. Sì. Dai, guarda. Organizzati, dinamici e divertenti. 3D tra l'altro. Organizzato molto bene. Amicizia, quindi a livello anche molto socializzante. Innovativo. È Riccardo Riosa, il primo. Non è un aggettivo, ma te la diamo come buona. Ma è buona. Divertimento, sportività. Divertente sicuramente. Caldo, stimolante. Vulcanico, visto che ti piacciono gli aggettivi. Vulcanico. Senza fatica. E poi divertente. Dinamico, fantastico, entusiasmante. Non è un aggettivo, ma vorrei solo dire un grazie a Tennis Stars. 7x8. 56. Grande. Nel tennis, perché i punti sono 15, 30 e 40? Perché uno si è svegliato la mattina così, che ha detto oggi inventiamo uno sport e mettiamo i punti 15, 30, 40. Buttiamola là così. Sai che non lo so. È da una vita che me lo chiedo. Perché 1, 2, 3 l'avevano già inventato altri sport e quindi... Questa formula non c'era né 15, né 30, né 40, quindi la domanda non è esatta. Non è pertinente per questa modalità. L'hai già chiesto alla sindaca, non ho idea. Chi te lo sa? Certo che lo so. Beato te, non lo so. Che ora abbiamo? 16:28. Benissimo. Come ti sei qualificata? Sono uscito ai quarti di finale. Sono stata squalificata subito oggi, eliminazione diretta, vabbè. Dalla sindaca, tra l'altro. Io ho perso in semifinale. Io ho perso con lei. Secondo dei consolati. Fa male? No. Va bene. Fa più male il caldo. Sono uscito alle semifinali del torneo silver del top. Secondo turno del girone top. Ok, malino? No, io sono contentissimo perché non dovevo neanche giocare il torneo. 9x6? Vedo il panico. 54. Bravissimo. Quanto è alta la rete al centro? 1,07. Circa 90 centimetri, leggermente di più. 1,10 m? ridono. 1,91. Così. 1 metro e un tappo. Cioè, come me praticamente. Siamo con gli organizzatori qua, attenzione. 3 aggettivi per descrivere Riccardo Riosa. Fortunato, perché a me. E questo ci sta. Bisogna vedere. Secondo aggettivo, determinato. Bello. E terzo, appassionato di tennis. Vive per il tennis, dorme con il tennis, palline da tennis addirittura a letto, tennis ovunque. Anche in bagno con le palline da tennis? No, no, in bagno non in è un... In bagno non ci va. E come fratello posso dire che è creativo, perché ha creato tutto questo, Tennis Stars, innovativo perché innova il torneo, innova il modo di insegnare e tutto. E 3, esegrasso. Grasso. Troppo grasso. Fa il maestro del tennis.
inesauribile, assetato secondo me e stanco, credo anche lui dopo. Sono un po' stanco, sì, effettivamente. Dormiente. Narcolettico, diciamola così. Narcolettico, sorridente, creativissimo. Grazie mille. Ma figurati. Sono pronto ad andare su TGcom 36. No, quella birra qua un attimo. Ma io non bevo più niente, sono astemio diventato di colpo. Apposta, apposta, grandissimo. Attenzione, attenzione, momento serietà. Più o meno. Ciao Ricky. Ciao. Come è nato Tennis Stars? 7 anni fa abbiamo deciso insieme a Gianluca di organizzare un torneo di tennis per amatori. Eravamo in 20, quest'anno siamo in 80. Che belle cose. 80. 80, sì. Quindi 4 volte 4 per 20, 80. 4 per 20, 80, sì. Crescita esponenziale. Raccontaci qualcosa in più su di te e sul progetto. Su di me ho fatto in 2 giorni quasi 25 km a piedi girando per i campi, quindi sono un po' stanchino. Il progetto Tennis Stars è nato per dare un torneo amatoriale che sia più che altro 1-2 giorni di divertimento, di amicizia, di fratellanza. Ci sono dei giocatori serbi che vengono ogni anno dalla Serbia per giocare qui e quindi è diventato ormai un appuntamento fisso di divertimento e di tennis. Perfetta, fatta la marchetta. Dopo tutte queste curiosità su Riccardo e su Tennis Stars, il prossimo anno come ci comportiamo? Il prossimo anno sarà la 10ª edizione, stiamo studiando di farla a Monte Carlo, vediamo se sarà possibile. Monte Carlo? Non a Trieste, in via San Marco il ristorante, ma a Monte Carlo, proprio la cittadina del Principato di Monaco. Ma vedremo se sarà possibile farlo, altrimenti troveremo una location qui nelle zone. Ma hai specificato che non sei il locale a San Giacomo, ma Monte Carlo, Monte Carlo. Monte Carlo, Monte Carlo. Non il localino, ma la città, grande. Poi dopo non so se a Monte Carlo io ho un locale in via San Marco. Vabbè, è andata così. Esatto. Grazie Ricky. Grazie mille ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao.